Ben trovati, terzo appuntamento del girone G del mondiale australiano neozelandese, terzo appuntamento con l'Italia. Italia contro Sudafrica, è la partita della vita, da dentro fuori quella che decifrerà quello che accadrà all'uscita di questo girone. Guglielmo prova a mettere a centrare un pallone che viene allontanato da Motlalo, ancora Italia dentro l'area e c'è il calcio di rigore per le azzurre che viene segnalato dalla direttrice di gara Carvajal. Non si dà pace alla giocatrice del Sudafrica che è andata a commettere fallo su Beccari, che aveva trovato lo spazio giusto. Fallo che c'è netto, eravamo proprio all'ingresso sul lato corto di destra, dove l'ottima giocata di Chiara Beccari aveva eluso l'intervento di Dlamini. Non c'è stato appunto una revisione, un richiamo dal VAR. L'undicesimo, l'Italia può sbloccare la partita. Arianna Caruso contro Swart, si batte col destro ed è il vantaggio dell'Italia. Vantaggio delle azzurre, la corsa verso la panchina di Arianna Caruso, che ha trasformato spiazzando il portiere avversario che è rimasta immobile. Kellyn Swart congelata da questa trasformazione, pulita di destro a mezza altezza alla destra del portiere sudafricano che porta in vantaggio l'Italia. Ripetiamo, minuto 11, si sblocca la gara a Wellington, Italia in vantaggio. A marcare dal dischetto Arianna Caruso, non c'è stato bisogno di rivedere evidentemente il punto dove è stato commesso il fallo, legittima subito la supremazia anche dal punto di vista del risultato. La nostra formazione, le azzurre passano in vantaggio, il gol e la battuta impeccabile direi di Arianna Caruso al minuto 11, siamo avanti e l'Italia adesso ha in tasca il passaggio agli ottavi di finale. Gatlana, spazio sulla tre quarti, poi allarga sul lato sinistro dove c'è Dlamini, che trova un pallone che aveva perso inizialmente, arriva il cross a centro area, tentativo di conclusione che arriva in porta, palo delle sudafricane con la botta di Modley, è arrivata alla battuta ad esterna a riuscire a sorprendere Francesca Durante, un po' tutta la retroguardia azzurra. C'era stata una sponda arretrata, una combinazione che aveva permesso di liberare per l'appunto il destro al numero 20 del Sudafrica, un tiro non potente ma calibrato in maniera maligna, andando poi in frangersi a mezza altezza sul palo con Durante, direi battuta, si era gettata con un certo ritardo fuori dalla traiettoria. E attenzione, retropassaggio in clamoroso gol. Autogol di Benedetta Orsi, per l'appunto a cercare all'indietro la numero uno Francesca Durante, non l'ha trovata con questo retropassaggio, è stato veramente qualcosa di inguardabile, ha trovato la propria porta, incredibile. Pareggio del Sudafrica, direi la generosità e la pressione delle nostre avversarie non stanno sfigurando da questo punto di vista, stanno sempre rincorrendo le azzurre che con questa leggerezza e questo errore, come dire, da tre in pagella permettono al Sudafrica di raggiungersi un retropassaggio no look di Benedetta Orsi, che non ha visto evidentemente il posizionamento della numero uno dell'Italia, Francesca Durante, palla all'angolino, diciamo così, ha cercato di rincorrere come ha potuto Francesca Durante questo pallone. Al minuto 32 arriva il pari più indigeribile possibile, Sara, 1-1, soprattutto perché adesso può esserci veramente un trauma dal punto di vista psicologico. Sudafrica che si è sicuramente scosso, l'abbiamo visto anche immediatamente dopo il gol, ma anche prima. Allora, è stato sbagliato certamente il passaggio all'indietro di Benedetta Orsi, ma era sbagliatissima anche la posizione di Francesca Durante. Non è possibile non riuscire a salvare una palla del genere. Ha fatto vedere delle difficoltà il portiere, che ha deciso di schierare da titolare la CT Milena Bertolini per lasciare in panchina una certezza come Laura Giuliani, adesso giocatrice del Milan ma con un passato assolutamente importante con la maglia della Juventus. Ha voluto puntare su Francesca Durante, ma ovviamente abbiamo visto molto l'inesperienza di questo portiere, che spesso ci ha penalizzato. 1-1, attenzione, Italia in avanti, il palo con il colpo di testa di Elena Linari, palla che resta lì, una tornata dentro l'area, ancora tentativi, ancora muro, giallo verde, ancora Italia con Barbara Bonazzea, non riesce a
prendere il pallone in sostanza, perché c'è la pressione su di lei. Ancora riusciamo a spuntarla, ancora un palo in questa partita, sembrava cosa fatta, palla che stava carambolando, era una battuta d'angolo insidiosa all'angolino, questo pallone che lentamente ma quasi inesorabilmente stava trafiggendo Swart. Palla in area, attenzione, Sudafrica a rete con posizione di offside, però posizione di fuorigioco di Magaia, il tocco in avanti, il gol è confermato, però il gol è confermato, il Sudafrica è in vantaggio. Sembrava sinceramente tutto bloccato, è stata un'invenzione di Gatlana che ha messo in area di rigore un pallone solo da spedire in rete da Magaia. C'è il balletto del Sudafrica al minuto 22, Sudafrica che ribalta la situazione, la pressione e la consistenza degli assalti delle nostre avversarie stanno diventando un fattore che è diventato poi gol, quello siglato al minuto 22 da Magaia, numero 8, combinazione in avanti, altro errore direi qua di impostazione dell'Italia, ha fatto tutto perfettamente la capitana, la numero 11, che ha tagliato via un pallone, ha tolto la possibilità di intervenire a Benedetta Orsi, si è persa la numero 11, poi imbeccata dentro l'area in diagonale la numero 8, fuori gioco che assolutamente non può esserci, siamo stato tratto in inganno da quello che il linguaggio dei corpi in campo diceva. Sudafrica avanti, Sudafrica in questo momento agli ottavi di finale, Italia in questo momento fuori dal mondiale. E Sudafrica che merita di essere avanti, perché comunque stava gestendo il pallone la formazione guidata dalla CT Ellis e noi stiamo continuando a correre invece dietro al pallone senza riuscire a mantenere le nostre posizioni. Poi dispiace dirlo, ovviamente un altro errore clamoroso da parte di Benedetta Orsi in impostazione, Manuela Giuliano sulla linea del centrocampo non è riuscita a tenere la palla e proprio lì sulla corsia di sinistra è stata favorita la ripartenza del Sudafrica. Un altro errore clamoroso da Matita Blu. Possiamo dire anche che c'è un fattore che sta uscendo fuori e che secondo me è rappresentato dal balletto del nostro avversario, c'è una leggerezza di testa maggiore, mentre per l'Italia non c'è quella tranquillità, quella consapevolezza che può essere l'ingrediente davvero impositivo nell'affrontare un impegno del genere. Saponsewe, Magaia, gran combinazione, bel cross, colpo di testa, miracolo di Durante sull'incornata di Gatlana, aveva spedito all'angolino la capitana, aveva fatto cose egregie il tridente del Sudafrica in questa azione corale, un cross poi in torsione e andando a indirizzare all'angolino basso alla sinistra di Durante, il pallone del 3-1 che viene bloccato proprio dal numero 1 dell'Inter, ancora in area di rigore Durante, costretto a uscire su Gatlana che mette un pallone a centro area, difesa italiana che spazza via. Questo Sudafrica è un'ottima formazione, diciamo anche questo, corner a favore dell'Italia, corner da sinistra, vanno a riempire l'area di rigore le nostre, a saltare, a cercare la deviazione sul corner, abbiamo colpito un palo nel primo tempo, Giuliano di testa, palla che resta lì, arriva la rete del pareggio, è proprio Girelli. È proprio Girelli, quasi sulla linea di porta a deviare, c'era stato un primo tocco sul primo palo, quella che era carambolata e sul destro della solita Girelli arriva il gol del pari che significa qualificazione per l'Italia, una parabola arcuata dentro l'area, bisogna vedere esattamente se il tocco c'è stato o la presenza fisica, sicuramente quella sì, l'esultanza pure di 2-2 il risultato ora a Wellington tra Sudafrica ed Italia, decisiva Cristiana Girelli, credo proprio che l'ultima Girelli di testa dovrebbe essere stata ancora Caruso. Una volta Caruso sì con il fianco in pratica, sì, Girelli è andata a esultare ma il colpo di testa è stato di Cristiana Girelli, successivamente ha sporcato in maniera decisiva Caruso, si sta capendo Sara, un possibile certo. Fuorigioco dentro quella densa area di rigore dove Giacinti sicuramente era in offside ma era disinteressata rispetto alla traiettoria del pallone appostata sul secondo palo, l'arbitro indica gol. Il gol viene certificato e vai, questo è importante ed è il 2-2 dell'Italia, doppietta di Caruso, un rigore e un tocco in area di rigore dopo la battuta d'angolo, minuto 31 è la mezz'ora quando arriva il 2-2 che potrebbe in questo momento significare passaggio di turno, faticosissimo gol da ogni punto di vista, attenzione a questa fuga di Cantore dentro l'area di rigore, il pallone per Girelli, la parata e il tapin
che non va a buon fine, poi difesa del Sudafrica che si salva due volte, ancora Cantore in area di rigore, Swart decisiva nell'opporsi alla palla gol del 3-2. Nettamente l'Italia si è divorata un gol con adesso Girelli, sì. Ha fatto tutto bene Cantore, insomma qui si serviva soltanto di spingere in rete questo pallone del 3-2. Attenzione al Sudafrica, Magaia in area di rigore, si attarda molto nell'azione, poi c'è una carambola che stava per portare a una sfortunata deviazione ancora delle azzurre, ha salvato tutto Francesca Durante, riuscendo a smanacciare via una velenosissima parabola. Insomma è una gara apertissima, ma in cui può cambiare tutto da un secondo all'altro, possiamo dirlo tranquillamente. Attenzione a Saponsewe che riesce a indirizzare verso la di rigore, attenzione zona tiro, la palla in rete e il Sudafrica passa in vantaggio con la capitana Katlana. Non abbiamo governato dal punto di vista dei nervi questa azione con la sapienza che ci vorrebbe, l'attenzione, abbiamo lasciato scorrere tranquillamente un pallone sulla sinistra con Saponsewe, poi praticamente era l'unica possibile destinataria di un pallone nell'area piccola, la numero 11 che col piattone ha superato Francesca Durante. Poteva capitare di tutto, non in questo modo, veramente ingenuità dell'Italia. Io credo anche che ci sia stato un calo fisico di alcune interpreti perché non si riusciva a contenere la fuga sul lato mancino della numero 12 che poi ha offerto l'assist che significa 3-2 per il Sudafrica, che significa eliminazione dell'Italia. Sì, fino a questo momento sarebbe eliminata l'Italia, ma stiamo peccando ancora di superficialità proprio all'interno dell'area di rigore. Dovevamo gestire questo parziale che per noi voleva dire qualificazione agli ottavi di finale, ma troppo spesso perdiamo la testa. Si sono date fastidio due giocatrici proprio al limite dell'area di rigore come Linari e come Bartoli, favorendo ancora una volta la ripartenza del Sudafrica. In questo caso non poteva fare niente Francesca Durante. Girelli in area di rigore, Giacinti, zona tiro, arrivano 3-4 giocatrici, ma arriva anche la conclusione fuori bersaglio, veramente sembrava fatto perché la traiettoria indirizzata sembrava dalla prospettiva del nostro racconto all'incrocio dei pali, ha lavorato un pallone complicatissimo, disimpegni veramente inguardabili da parte delle sudafricane, ma efficaci per allargare il gioco, per permettere una conclusione complicata a Valentina Giacinti. Veramente è passato di un palmo alla sinistra dell'incrocio dei pali questo destro della nostra numero 9, questa è stata un'altra occasione d'oro. Sì, assolutamente un'occasione d'oro per l'Italia. La differenza l'hanno fatta proprio le occasioni che sono state concretizzate dal Sudafrica e sbagliate dall'Italia, ed è sempre stato così dall'inizio del mondiale. Purtroppo all'Italia mancano i tiri in porta e questo è un difetto che notiamo noi dall'esterno, ma che dovevano notare assolutamente la CT e i suoi collaboratori invece dall'interno. È stato sbagliato tutto sulla gestione dell'attacco, anche perché i tiri verso la porta sono stati sempre pochissimi. Per loro sarebbe davvero un risultato storico. Ripetiamo che il Sudafrica è alla seconda partecipazione nella sua storia in una Coppa del Mondo. Non aveva mai vinto prima di oggi una partita, ma aveva conquistato un solo punto contro l'Argentina. Sedicesimo che sta scadendo, siamo 5 minuti oltre il recupero, siamo al recupero del recupero, stiamo in possesso di palla. Il terzo tempo tra Sudafrica e Nuova Zelanda, diciamo rugbistico il doppio senso. Attenzione a questo rilancio che non va in avanti fino all'Italia che era in possesso di palla, finisce qua. L'Italia è fuori dai mondiali, l'Italia ha perso 3-2 con il Sudafrica, riepilogo, rigore di Caruso all'11esimo, l'autorete di Orsi al 32esimo, poi Sudafrica passa in vantaggio al 22esimo della ripresa, Caruso devia sotto porta un corner per il pari del 2-2 al 30esimo, ma arriva la doccia fredda nel recupero con capitan Katlana e il balletto del Sudafrica porta agli ottavi la squadra africana con merito, secondo quello che abbiamo visto, con più leggerezza
e con più qualità fisica. Il commento finale su questa sconfitta e su questa eliminazione d'Italia, Saramini? Le lacrime intanto delle nostre azzurre dopo il fallimento dell'Europeo, anche il fallimento del Mondiale per la nazionale di Milena Bertolini, per di più avendo lasciato a casa una giocatrice importante così come Sara Gama. Se dopo l'Europeo dai nostri microfoni chiedevamo una riflessione alla federazione, questa volta ci auguriamo che vengano prese al più presto delle decisioni. Serve un cambio in panchina perché il movimento del calcio femminile sta crescendo assolutamente, deve essere trascinato dalla nostra nazionale. Non facciamo finta di niente se vogliamo bene a questo calcio femminile. E il riassunto che faccio io è la leggerezza della formazione sudafricana e invece la pesantezza con cui è stato affrontato un po' l'impegno dell'Italia, un po' troppe tensioni, soprattutto le lacrime, insomma, le condividiamo delle giocatrici che sul manto erboso si stanno disperando per questa eliminazione prematura. Il traguardo minimo era il passaggio del girone, cosa che non è avvenuta. Sarà Sudafrica-Olanda la prossima domenica. È tutto per Sudafrica-Italia, finita 3-2, è tutto per questo mondiale di calcio femminile. We'll